Dio, alleluia, santo, santo sei Signore, Dio dell'impossibile. Oggi il Signore ci sta dando tutta la sua gloria, tutta la sua grazia per poter aiutare il suo popolo. Oggi il Signore si è manifestato in tutto e per tutto. E da questi giorni in poi vedremo dei filmati che rappresentano veramente la potenza di Dio in Cristo Gesù, che Lui lo ha benedetto in eterno e oggi benedirà tutto il suo popolo che langue, che è dolorante, che è malato e lo vuole guarire. Gratuitamente lui dà e gratuitamente noi daremo al popolo di Dio che si appresta a seguirlo notte e giorno. Per questo oggi potremo fare ogni cosa secondo la volontà di lui in Cristo Gesù. È per questo che oggi vi chiedo di riformarvi, di adeguarvi alla sua volontà, di essere pronti a seguirlo, amarlo con tutto il cuore attraverso il suo figliolo Gesù. Oggi avete questa possibilità di rientrare nella famiglia di Dio in Cristo Gesù. Con un solo passo, piegando le ginocchia adesso ai piedi di Gesù e manifestando con la vostra autorità e con la vostra volontà di seguirlo notte e giorno. Amen. Benedizioni da Dio, da parte del fratello Angelo Picone, una buona domenica. Il mondo, Dio si è compiaciuto in questi giorni e ci sta donando quella gioia, quell'amore che ognuno di noi ha di bisogno. Per questo oggi domenica 19 2022 metto la data sopra impressione perché si potrà fare differenza da oggi in poi nelle nostre vivacità, salute, gioia, sicurezza e potenza
che avremo acquisito da oggi in avanti. Questo sarà assolutamente assolutamente da un buon pomeriggio a tutti quanti. Oggi vorrei aprirmi il mio cuore per poter aiutare tutta l'umanità, che chi pratica ciò che è stato in me sicuramente troverà la pace, la salute, la gioia in Cristo Gesù. Non quella salute che certe volte è, come dire, momentanea, ma troverà quella salute, quella pace, quella tranquillità eterna. Questo è già, qualcuno gli viene il solletico già qui, perché stiamo parlando dei loro problemi, stiamo parlando dei problemi di tutta l'umanità. Oggi l'uomo si ammala facilmente e ricorre al medico per informazioni, e se esegue le indicazioni che il medico gli dà, prospera. Troveremo la salute. E oggi, vedete, alcuni si toccano la fronte, le ciglia, il naso, le guance, la bocca, il collo, la spalla destra, sinistra, le gambe, le cosce, i piedi, ovunque c'è una distonia. Queste sono le distonie che noi abbiamo addosso. Perciò, se qualcuno in questi giorni, mentre guarda questo video o altri video che io sto eseguendo con l'aiuto di Dio e di Gesù, e si vede in distonia toccandosi, o anche che non si tocchi, non ha importanza, ma sente il solletico nei punti che ho indicato in tutto il corpo, anche che non si tocca e resiste al toccamento, è lo stesso. Siamo in distonia in quel punto. E cosa vuol dire essere in distonia in quei punti che ci tocchiamo? O non ci tocchiamo, anche che li sentiamo. Vuol dire che noi abbiamo superato il limite di raccogliamento di informazione cerebrale. Allora, ci dà
una stimolazione per farci capire che siamo pieni in quel punto di tensione, e ce lo fa avvertire al più presto con tante altre stimolazioni. Esempio, mal di testa, stress, dolori muscolari, eccetera, eccetera. Perché ci avvisa in questo modo? Per darci quell'aiuto di poter scaricare tutte queste tensioni. Come si fa a scaricare queste tensioni? Lo abbiamo spiegato e io l'ho spiegato in diversi modi, in diversi video, in diverse occasioni. Perché? Ho potuto dare la sensazione a tutti quanti come poter scaricare. Scaricare vuol dire come un camion quando scarica tutto ciò che ha addosso, il camion. Vedete, vi do la stimolazione. In questo momento immaginate che c'è un camion che sta alzando piano piano il carrello di carico. Apre la sponda di dietro e mentre va alzando tutta la merce o il peso o qualsiasi cosa che c'è nel camion si scarica automaticamente. E così è il nostro carico che abbiamo nel cervello, nel cervelletto e nell'ipitalamo, con il suo soffio, con la sua parola, ci ha dato quella gioia di poter essere più vicino a Lui. Ci ha dato la vita, ci ha dato l'esistenza in questo mondo e solo Lui può sistemare il nostro equilibrio fisico. Sì, cari nella grazia. Di Gesù. Ora che abbiamo capito che bisogna andare a scaricare ai piedi di Gesù con preghiere, con atto di pentimento, con tranquillità assoluta di ogni cosa che abbiamo addosso
di poterla presentare ai piedi di Gesù. Come si fa? Andare ai piedi di Gesù, l'ho spiegato moltissime volte e lo rispiego ancora una volta oggi, in questo video. Innanzitutto, quando vi viene voglia di scaricare tutti gli eventi che avete addosso, il solletico che vi viene nel viso, nelle gambe, nei piedi, nelle braccia, nelle spalle, ovunque nel corpo, può essere scaricato con tranquillità assoluta, visualizzando con la mente Gesù Cristo. Come lo immaginate, immaginate, non ha importanza. Biondo, bruno, scuro, nero, con gli occhi a mandorla, non ha importanza. Ma immaginatelo e guardate i suoi piedi. E inginocchiatevi ai piedi di Gesù. Solo così potrete avere un contatto diretto con l'Eterno Dio, mettendovi in ginocchio ai piedi di Gesù. Troverete quella pace, quella gioia, quella tranquillità che avete di bisogno. Quando avete capito come si fa, quando siete ai piedi di Gesù, svuotate tutto, apritevi, come in questo momento mi sto aprendo io qui davanti a questo schermo. Fra poco vi racconterò qualcosa che è successo recente nella mia vita e ne ho avuto beneficio. Ma innanzitutto, quando siete ai piedi di Gesù, cercate di prendere tutto ciò che vi fa male dentro di voi e fuori di voi, nel vostro corpo, nella vostra mente e in tutto ciò che vi circonda. Vorrei adesso pregare per ognuno di voi che possiate essere coinvolte in ciò che ho raccontato. In ciò che cerco di esprimermi, perché la nostra gioia è nel vedere il popolo di Dio più libero, più felice e in armonia. Se siete d'accordo, inchiniamoci ai piedi di Gesù, con la mente o con il corpo, non ha importanza, come vi ho spiegato, vedere i piedi di Gesù e baciando i piedi di Gesù. Ecco, adesso iniziamo, inginocchiamoci ai piedi di Gesù, con la mente o con il corpo. Padre Santo, vengo a te attraverso i piedi del tuo figliolo Gesù. E siamo qui, guardiamo i piedi di Gesù e li baciamo uno per uno.
E questo è per te, Padre. Gloria a te, Padre. Grazie, Padre, per quello che tu hai fatto in questi lunghi anni che siamo stati fedeli a te. Grazie ancora per quello che farai da oggi in poi nella nostra vita, nella nostra casa e nella nostra famiglia. Siate, Padre, ancora con noi ciò che in questi giorni ci manca. Padre, dateci ancora il resto che ci manca. E sicuramente ancora ci manca molto, Padre. La pulizia di tutto il nostro corpo, la pulizia di tutta la nostra mente, la pulizia di tutte le nostre cose che abbiamo addosso, di esprimerci come tu vuoi, Padre, di portare rispetto a tutta l'umanità, di dare gloria soprattutto a te, al tuo figliolo, agli angeli, ai santi e tutto quello che tu ci imponi. Padre, ti ringraziamo ancora per questo. Grazie, Padre, Dio d'amore. Grazie al tuo figliolo Gesù che è venuto 2022 anni fa in questo mondo per donarci la sua vita, il suo cuore, il suo spirito e tutto il resto che tu gli hai donato. Grazie, Padre. Ti ringraziamo ancora per questo che ancora tu farai per noi, per i nostri familiari, per i nostri vicini, per i nostri fratelli, sorelle, amici, parenti e quanti si affidano a te attraverso tutto il Padre. Ancora continua a benedirci il resto della giornata che trascorreremo ancora la nottata, il mese prossimo, l'anno prossimo e tutti gli anni che ci separano dalla venuta del tuo figliolo Gesù per rapirci e portarci con sé. Grazie, Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Fratelli, sorelle, amici, quanti siete in ascolto e avete visto questo video e certamente lo vedrete di nuovo e poi di nuovo e poi di nuovo ancora, ancora finché troverete il filo della gloria di Dio e di Gesù, perché